Buongiorno, amore. Gatta Stellina che scappa. Ciao, tu invece rimani e mi dai baci? Ma ciao, nuvoletta. E ciao, chiacchierone, buongiorno. Buongiorno, sei tutto morbidoso, fatti vedere, lo spazzolato tantissimo e ha perso tantissimo pelo, gatto Denver. Tantissimo pelo. Sei bellissimo, gatto Denver. Buongiorno, sì, buongiorno. Ogni mattina Gatto Denver mi deve raccontare tutto quello che è successo di notte. Tutti i sogni che ha fatto, un sacco di cosine mi deve raccontare. E qui c'è la vostra gatta Stellina. Buongiorno. Buongiorno, gatta Stellina. E tu, gelosone, gelosone che non sei altro. Povera gatta Stellina, le rompiamo sempre le scatole io e te, gatto Denver, noi non ci sopporta. Ciao patatina, oggi per colazione vediamo un po'. Ho preso dopo tanto tempo lo yogurt greco perché era un po' che non mandava di mangiarlo e mi è ritornata la voglia. Eccolo qua, prendo sempre, sempre quello con 0% di grassi. Sì. Questa è la storia. Ogni mattina, ogni giorno, se per questo, ma la mattina ancora di più, Gatto Denver mi insegue insistentemente. E poi, come frutta, potremmo metterci qualche lampone. Poi, come al solito, le mie classiche colazioni, aggiungerò anche un po' di muesli. Ma lo sentite? Ma cos'è? Sei una sirena? Amore mio. Ho aggiunto i lamponi e adesso aggiungiamo il nostro muesli. E poi, come al solito, ci aggiungo anche qualche fiocco di cocco. Voilà. E qualche seme di chia. E voilà ragazzi, la mia colazioncina è pronta. Scusatemi la faccia, ma mi sono letteralmente appena svegliata 10 minuti fa, ragazzi. Ho iniziato subito a filmare questo vlog per voi perché è veramente tantissimo che non filmo un vlog. Quindi oggi mi andava proprio questa la mia bellissima colazione. Appunto, come vi dicevo, è veramente tantissimo che non mangiavo, non prendevo più lo yogurt greco e adesso me. Mancato talmente tanto che lo mangerei ogni giorno. Ma che capelli ho, vabbè. Buon appetito, ragazzi. Adesso finisco la colazione. I progetti per oggi non sono tantissimi. Vedrò un'amica, che in realtà è la prima volta che ci vediamo, e lei è anche molto conosciuta sui social. Dovevamo vederci a Milano, non ci siamo riuscite, insomma, ci sentiamo da un sacco di tempo, però non ci siamo mai viste di persona. Lei è olandese, ma vive in Italia. E quindi oggi finalmente la conosco perché è qui in vacanza, quindi questo sono molto contenta. Sto guardando fuori il tempo, perché quando mi sono svegliata c'era il sole, ma adesso sta progressivamente peggiorando il tempo ed è il cielo è praticamente grigio scuro da quella parte. Quindi vi devo dire che gli ultimi giorni, le ultime settimane qui sono state disastrose per quanto riguarda il meteo. È piovuto ogni giorno, ragazzi, e addirittura mi sa che, ho letto da qualche parte che questa è una delle estati più piovose o l'estate più piovosa degli ultimi tipo 48 anni, 50 anni, insomma, veramente un'estate pessima. Cioè, in realtà giugno e luglio non sono stati così male, secondo me, però agosto sta veramente, no, fine luglio e tutti i primi giorni di agosto sta veramente piovendo ogni giorno. Mi sa che solo ieri non è piovuto, tipo, o anche ieri, sì, boh, non lo so, insomma, comunque sì, questa è la situation qui, ragazzi. Però se siete in Italia e fa molto molto caldo, qui vi devo dire si sta proprio bene, cioè abbiamo sui 20 gradi, quindi c'è un po' di vento fresco, quindi ecco, non mi manca il caldo terribile dell'Italia, che però sperimenterò presto. Voi non potete capire il fastidio che ho a masticare, perché ancora non mi sono caduti i punti dall'estrazione del dente del giudizio di Armando. Non vedo l'ora che mi cadano questi punti perché
Sono veramente fastidiosi. Mi sto truccando, ragazzi, in realtà ho quasi finito, mi manca soltanto il rossetto. Sto continuando ad amare tantissimo il mascara di Benefit, il nuovo The Real Magnet. È fantastico, mi fa delle ciglia pazzesche, le separa benissimo senza fare grumi e non mi lascia i segnetti neri se ad esempio alzo lo sguardo, perché moltissimi mascara mi lasciano tutti i puntini neri, questo invece non sbava, è fantastico. E adesso come rossetto applico questo di Mesauda, è l'Extreme Velvet in colorazione Sunday Morning. Sto continuando ad applicare tantissimo autobronzante, quello di Diego Dalla Palma, e sono molto felice perché adesso il fondotinta 243C, che è scurissimo per me in inverno, no, adesso è quasi chiaro, cioè potrei quasi quasi andare ad utilizzare una tonalità più scura più o meno quindi è una bella differenza per me, diciamo. Appunto, non volevo arrivare in vacanza completamente bianca e in più voglio anche avere un po' di colore senza necessariamente espormi al sole, perché già mi esporrò al sole. Risultato finale, ragazzi, trucco completo. Sugli occhi ho messo soltanto un po' della terra che ho applicato anche sul viso, che è questa, è sempre la Poker Face di Mesauda in tonalità 01 Light, ed ho utilizzato anche il blush di questa palette, quindi adesso sistemo solo i capelli e poi sono pronta. Pronta per uscire, ragazzi. Alla fine volevo piastrare nuovamente i capelli, ma visto che li ho piastrati ieri, oggi ho il segno dell'elastico, ma non volevo riutilizzare la piastra. Adesso esco, ragazzi, prendo il telefono. Let's go. Meravigliosa Amsterdam, come sempre. C'è anche parecchia gente in giro. E un sole meraviglioso, almeno per il momento. La vista qui non smette mai mai di stupirmi. Eccoci, ragazzi, sono qua. Ciao. Con Barbara. Che emozione. E abbiamo appena fatto cin all'italiana, ovviamente con uno special. Ma che emozione vederti qua. Io sono super super contenta, non siamo riuscite a vederci a Milano, esatto, ma siamo riuscite a vederci finalmente qua, che lei è olandese, ragazzi. Bellissima Amsterdam, dovete venire tutti qui. Dai. Esatto, no, voi dovete tornare a viverci. Io sto cercando di convincerla a tornare ad abitare qua. Ma sì, però facile. No, perché alla fine, sai, sono tanti anni che vivo a Milano, cioè è difficile perché dovrei trovare qualcosa, poter andare un po' in Italia, un po' qua. È vero, beh, che è un po' quello che faccio io, che sono costantemente su e giù. Vieni qua e poi andiamo a Milano insieme e poi torniamo. Ci piace questa cosa. Ci hanno abbandonato tutti e siamo rimaste solo noi due, praticamente. E con un altro spritz, ovviamente. Esattamente, quello che volevo dire. Oggi veramente giornata alcolica, praticamente stiamo bevendo un altro spritz. Ma è bellissimo qua, ragazzi. Non lo so dove siamo, in un posto X. L'abbiamo trovato per caso, però con i tavolini fuori. In the red light district. Nel red light district, esatto. Però è bellissimo, ragazzi, guardate che bello, con tutte le casette e c'è tantissima gente di nuovo. Che bello vedere tanta gente. Bellissimo. No, vabbè, ragazzi, stavamo parlando e Barbara mi diceva di quanto fosse, non so se mi sentirete neanche con sto casino, ma dietro c'è la festa in questo momento, però mi stava raccontando di quando ha lavorato con Raimondo Vianello per 7 anni. Sì. Non lo sapevo, se dai, raccontaci. Io ero Kate, diciamo, la vicina di casa, in casa Vianello per 7 anni. Tu, dice, adesso mi sono ricordata, madonna, lì tu. Sì, sì. Io dovevo fare solo una puntata, però... Allora, loro due sono veramente... Ma poi sei rimasta per un sacco di... Sì, sono rimasta per tipo 7 anni. Mamma, perché mia, ci trovano davvero bene a lavorare insieme. E lui che persona era? Com'era? Lui era... Penso che interesserà a tutti, perché veramente... No, ma lui era un amore di persona, però faceva schiantare a risate, cioè aveva sempre la battuta pronta, però sempre in maniera... Educata. Poi, ma dai! Sì, era una persona eccezionale. Certo. Sandra
eterna bambina. Era sempre tutta, quando arrivava sempre tutti con gli occhialoni, col tacchettino, lei era sempre elegante, cioè comunque sempre ben vestita, aveva un suo stile particolare. No, però cioè, quando arrivavano in studio, tutte e due sempre in tuta. Ah sì? Sempre in tuta, non lei però immagino. Col tacchettino. Ah, fantastica! No, però ora no, veramente erano degli anni favolosi. Cioè, come li vedevi in TV, così erano. Così erano, sì. No, vabbè. L'ho fatto dalla base, siamo geniale. Ma siamo al secondo spezzo. Io non rido. No, chiudiamola qua. Diciamo però che è fantastica questa cosa, per me, perché io l'ho sempre, cioè anche in famiglia mia abbiamo sempre parlato bene di Raimondo e Sandra. Allora, era una delle poche persone ancora che era proprio tutto doveva essere pulito. Per esempio, io, per me la parola casino, adesso c'è casino, lui diceva no, non si dice la parola casino perché riferisce a una brutta cosa dei vecchi tagli, non lo so se... A lui non amava la volgarità, non amava. E questo ci vedeva. Si vedeva, infatti ci piaceva molto. Vabbè, non possiamo più parlare anche qua, vai. Ho appena salutato Barbara e non sapete quanto mi abbia fatto piacere finalmente conoscere, perché ci sentiamo da un sacco di tempo, appunto alla fine non siamo mai riusciti a vederci. Ma stavolta finalmente sì. E... sono passato veramente bene, cioè ci siamo proprio trovate benissimo io e lei, quindi non mi sono neanche resa conto che già erano le 8 di sera, quindi adesso sto tornando a casa, ci sono un po' di cose che devo fare ancora al computer e ragazzi, guardate quanto è bella Amsterdam, che è di nuovo strapiena di gente, forse non come una volta, ma quasi, c'è tanta gente, questa cosa è bellissima. Ogni volta che passo davanti a questa galleria mi fermo perché è stupenda, veramente bellissima. A casa la prima cosa che devo fare è dare da pappa a questi gatti tanto affamati, dovete sapere. Hai fame? Penso che questo significhi sì. Oggi sul menù abbiamo salmone con carota, sempre di Almo Natur. Arrivo, un attimo. Nel frattempo è arrivata anche Gatta Stellina, però lei sta in silenzio, appunto, lascia fare tutto il lavoro a lui. E improvvisamente c'è il silenzio in questa casa. Quando i gatti mangiano c'è finalmente silenzio e pace. E proprio parlando di Almo Natur è arrivato il pacco che ho ordinato con tantissima pappa. Siccome impazziscono in particolare per la coscia di pollo, almeno ultimamente, va un po' a periodi, però ultimamente gli piace tantissimo ad entrambi coscia di pollo, e mi rendo conto in questo momento forse di averne prese un po' troppe. E qui, tra l'altro, ancora non vi ho fatto vedere, ma ci sono diverse cosine che devo spacchettare con voi. Vi farò un unboxing, penso, in un prossimo video su YouTube. E ho preso una cosina, come potete vedere, da Saint Laurent. E poi qualcosina di Versace, anche questo pacco grande qua sotto. Eccolo qua, è di Versace. E poi ho preso qualche cosina di make-up invece di Dior, ma appunto questo spacchetteremo in un altro video, ragazzi. Tra un po' preparerò la cena perché ho veramente fame, volevo prendere sushi ma mi sa che mi cucinerò tipo i tortellini, perché ho fatto la spesa, ogni volta faccio la spesa e poi ordino, quindi non ha tanto senso. Ma prima volevo, perché ho visto su TikTok, non lo so dove, consigliavano di ogni tipo 2-3 mesi di lavare la lavatrice con i tubs, quelli per la lavastoviglie, insomma. E quindi voglio fare un ciclo a 60 gradi con questa, soltanto per lavare la lavatrice. Fatemi sapere se l'avete mai fatta questa cosa, se ne avete sentito parlare, ma secondo me ha un senso, quindi andiamo semplicemente a lanciare la nostra tub. E poi 60 gradi. Impostiamo la temperatura a 60. Ok, fatto. Gatto Denver che vuole assolutamente uscire in terrazzo, si mette proprio qua davanti alla porta, io stavo cambiando le lenzuola nel frattempo, si mette qua davanti alla porta e piange, cioè proprio aspetta. Cosa vuoi fare là?
Fa freddo la sera, ragazzi. Tra l'altro, notare i miei gerani bellissimi. Sono fioriti tantissimo perché è piovuto molto. Gatto Denver, io la porta adesso la chiudo perché fa freddo. Ti lascio fuori. Ciao ciao. Ciao ciao. Io chiudo, eh. Ciao ciao. Ok. Ciao. Il letto è fatto, ho messo queste lenzuola che sono 100% cotone, mi piace un sacco l'effetto marmorizzato e le ho prese su Shein, pagate anche poco, se avete visto il video lo sapete insomma, quindi queste le uso molto spesso perché appunto non tutte sono 100% cotone, queste sì e sono anche molto eleganti secondo me, fanno la loro figura. Vediamo se Gatto Denver si decide a rientrare magari. Signor Gatto Denver? Signor Gatto Denver? No, io penso che lui di sera veda un sacco di insetti e robe varie, quindi si diverte proprio. Di sera vuole sempre stare fuori. Ma bravo, amore! Ok, alla fine l'ho convinto a rientrare. Bravo, amore mio! Queste sono le lenzuola sporche che adesso portiamo a lavare. Prima vi ho detto che avrei cucinato io questa sera e indovinate che cosa ho fatto alla fine? Ovviamente ho ordinato il sushi, ragazzi, che ultimamente ho più voglia di sushi del solito. In realtà ho avuto un periodo in cui non ho mangiato tantissimo sushi, adesso sono ritornata alla carica e lo mangio praticamente ogni secondo giorno, anche perché presto appunto, visto che tra pochissimi giorni ormai parto per questi due viaggi che vi avevo anticipato e non vi dico ancora le mete, voglio che le indoviniate voi, però posso anticipare che in molti mi avete scritto indovinando o una o addirittura alcuni di voi hanno indovinato entrambe le destinazioni. Non so come abbiate fatto, probabilmente mi conoscete troppo bene, ormai ci arrivate, io non lo so. Cioè una delle due secondo me è logica perché è un posto che mi piace molto, quindi probabilmente se mi conoscete lo sapete che insomma una delle mie mete sarebbe stata quella, però l'altra onestamente non ho idea di come voi abbiate fatto a capire, ma l'avete capito, cioè sapete, non alcuni hanno capito, alcuni, ok, però parecchi più di quanti avevo mi ero immaginata, diciamo, però non passeranno più tanti giorni prima che sappiate effettivamente dove sto andando, perché veramente mancano pochi giorni alla partenza. E volevo dirvi che io da quando sono stata male con il sushi, perché fuori dall'Europa non abbattono, si dice così, praticamente non congelano il pesce, lo mangiano fresco, e io ho avuto un avvelenamento da cibo che veramente sono stata malissimo come mai nella mia vita in uno dei miei ultimi viaggi fuori Europa, e quindi non ho nessuna intenzione, tra qualche giorno che partirò, poi per un po' non mangerò assolutamente sushi, quindi diciamo che sto approfittando fino a quando sono ancora qui ad Amsterdam. Allora, ho preso 4 gamberoni in tempura che io adoro, poi era da un po' che non prendevo gli edamame, quindi ho preso anche questi, è una porzione, ragazzi, sono veramente tantissimi. E poi ho preso i soliti miei macchi al salmone, hanno un profumino, ragazzi, buonissimo, questo sushi è proprio un buon profumo. Poi ho preso 4 nigiri che si sono un po' sparsi al salmone, un mini roll sono da 4 con insalata di tonno e avocado, poi un altro roll con salmone e avocado, e questo invece è con il cream cheese, con il Philadelphia. Anche oggi ho preso decisamente troppe cose da mangiare, però con il sushi mi piace sempre fare così, cioè ordino parecchio e poi lo mangio anche per pranzo il giorno dopo, quindi buon appetito. Mia family, io adesso... Gatta Stellina, cosa sta facendo? Ah, si è svegliata perché ha sentito profumino! Mia family, io vi saluterò adesso, vi darò la buonanotte adesso, perché una volta che ho finito di cenare mi metto subito al montaggio di questo video, così lo carico già stasera e lo programmo per domani alle 17:30. Spero siate felici che sono tornata nuovamente con i video ogni giorno dal lunedì al venerdì, perché io sono molto felice di questo. Vi aspetto domani, quindi sempre puntuali come al solito, il nostro abbraccio non può mancare mai, venite qua che vi abbraccio forte.
forte. Ah, prima di salutarvi volevo anche ringraziare le ragazze che mi hanno salutato oggi in giro per Amsterdam. Mi fa sempre piacere quando mi fermate, fatelo sempre, non siate timide, perché veramente mi fate proprio un favore se mi fermate, perché mi rendete felice anche a me. Quindi a domani, bacio, ciao.